ho detto alla squadra, diciamo la verità, ho detto alla squadra che bisogna lavorare per tentare di migliorare il risultato che abbiamo ottenuto nel girone di andata. Abbiamo avuto momenti alterni, momenti direi molto entusiasmanti e molto belli e momenti invece dove non abbiamo dimostrato il valore di questa squadra. Credo che ci siano margini di miglioramento estremamente importanti e credo che tutto questo dipenda da noi. Cioè, credo che noi siamo la differenza tra fare bene o fare male. E bisogna cominciare a capire, insomma, bisogna tirare un po' fuori il fuoco sacro che una squadra di calcio deve avere per ottenere dei risultati. Ma guardi, io ho trovato una squadra di ragazzi intelligenti, di persone che capiscono esattamente le parole che io ho usato e di persone che sono propositive verso la possibilità di migliorare se stessi. Persone che sono dispiaciute per l'ultima prestazione fatta contro l'Ascoli, perché sappiamo che la cittadinanza ci tiene, la tifoseria ci tiene, quindi hanno tutti preso le maglie e adesso andranno a casa, le laveranno e posteranno una fotografia su Instagram di ognuno di loro mentre lava la maglia e poi la daranno ai tifosi che la doneranno a chi forse non ha tante gioie, sperando di dargli un po' di gioia. Fanno questo con l'orgoglio di chissà di contare qualcosa e con l'orgoglio di chissà di dare agli altri un momento di benessere, anche se sono dispiaciuti della prestazione che è venuta fuori, diciamo, venerdì. Però credo che delle volte bisogna battere per terra per rimbalzare, no? Così fanno le palline. E quindi io li ho trovati bene, diciamo. Beh, quanti punti vale sta domanda? Perché quello che mi è piaciuto di meno è perdere. Quante partite abbiamo perso? 8. Quello che non mi è piaciuto è quello che non siamo riusciti ad ottenere rispetto a quelle aspettative che io credo questa squadra possa dare. Però sono anche realista. Cioè, noi ci abbiamo sempre messo un po' di tempo a carburare. Delle volte le cose non si creano in 2 secondi. Noi dobbiamo creare e costruire una squadra. E ad oggi, piano piano, una volta sì, una volta no, riusciamo a farlo. Vediamo se in questo girone di ritorno riusciremo a costruire una squadra. Io ho parlato con lo staff e ho detto le stesse cose allo staff che ho detto alla squadra. Abbiamo delle potenzialità e bisogna tirarle fuori. Lo staff è l'elemento principale per tirare fuori queste situazioni. D'altronde, scusatemi, è notorio a tutti che se l'altro anno abbiamo fatto una stagione eccellente è per merito dello staff, che comunque ha saputo organizzare una squadra, renderla positiva. È chiaro che oggi lo staff sta lavorando per la creazione di un'altra, come dire, squadra, perché 16 componenti diversi fanno un'altra squadra, quindi il lavoro è più lungo. Nel frattempo, in un campionato che, come voi tutti sapete bene, è più difficile, ti perdona meno, e quindi niente, diciamo che lo staff sta lavorando con la lucidità di chissà di avere grandi potenzialità all'interno della squadra e di doverne migliorare. I difetti, come li vedete voi, li vediamo noi, e quindi lo staff li vede prima di noi. È stato lo staff a dire a me che dobbiamo migliorarci sulle palle ferme sia in andata che in ritorno, cioè sia quando noi praticamente attacchiamo che quando noi ci difendiamo. Quindi, voglio dire, lo staff ha idee molto chiare. Il pesce puzza dalla testa. È chiaro che noi possiamo anche sintetizzare la responsabilità di alcuni, cioè, voglio dire, chi batte il rigore può sbagliare il rigore, no? Chi batte la punizione può sbagliare la punizione, ma quelle non sono responsabilità, quello è un errore. Chi non batte i rigori non sbaglia rigori, chi non batte punizioni non sbaglia punizioni, chi non entra in campo e non gioca non sbaglia. Ci sono delle scelte, le scelte nascono diciamo all'origine, quindi io penso che il presidente di una squadra di calcio sia un elemento fondamentale all'interno di una squadra di calcio per dare una linea, un modo, una maniera. E questa linea, questo modo e questa maniera sono state date e io quindi ritengo che oggi la responsabilità di ciò che sta succedendo in primis è mia,
poi sicuramente lo staff deve lavorare e migliorare alcune cose e per ultimi i calciatori. Ma questo non vuol dire che c'è chi ha più responsabilità e chi ne ha meno, perché tutti insieme siamo una squadra. Se l'altro anno abbiamo vinto perché eravamo una squadra. Se quest'anno non stiamo vincendo, non stiamo vincendo perché stiamo costruendo la squadra che dovremmo diventare. Tutto lì. Primo non faccio il direttore sportivo perché sennò facevo un altro mestiere. È chiaro che noi siamo sempre attenti al mercato e siamo sempre attenti a quello che succede. Però sa una cosa, ci sarà un motivo perché il mercato del pesce, quando siamo 10 minuti prima della chiusura, il pesce costa meno, no? Quindi io vi voglio dire che oggi forse si potrà trovare anche dei Ronaldi in giro, ma può darsi anche di no. Insomma, non è facile trovare il calciatore giusto a gennaio. Se ha fatto qualche affare lo vedremo nel girone di ritorno. Cioè, se le altre squadre hanno fatto degli affari lo vedremo. Hanno preso calciatori da altre squadre. Qualcuno l'ha ceduti e qualcuno li ha presi. Hanno fatto un affare? Io non lo so. Lo stadio, il progetto dello stadio sarà presentato in regione, credo, questa settimana. Ma insomma, sono agli sgoccioli e stanno mettendo veramente in bella copia quello che hanno fatto. E quindi credo che insomma a breve sarà presentato in regione. Noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, dopodiché la regione deciderà in base ai suoi criteri di sviluppo. Io sono sempre della stessa idea, lo stadio costa 26-27 milioni, per fare uno stadio uno qualcosa in cambio ce lo deve avere, insomma. Io ho chiesto di avere in cambio un centro di ricerca importante, cioè una clinica che non sia semplicemente una clinica per il paziente che si va, che ne so, a rifare le anche, ma che sia evidentemente un centro di ricerca importante. Le squadre di calcio parlano con i fatti, quindi a parte la conferenza stampa che prima delle partite c'è e che continuerà a essere fatta in maniera regolare, dopodiché se volete informazioni chiedete a me, perché per quanto riguarda il resto i calciatori come lo staff devono giocare e dimostrarci quello che fanno. Quindi parleranno quando c'hanno da parlare in maniera istituzionale, staranno zitti quando non c'hanno niente da dire. È molto chiaro, d'altronde chi ha la responsabilità di tutto quello che sta succedendo? Io. Parlo io. Pensavo di essere l'unico, non essere l'unico mi fa tacere, perché vuol dire che l'organico del comune forse non è al 100%, saranno un po' in ritardo e piano piano arriveranno a tutto. Ma guardi, questo è come il mercato del pesce. Perché io penso una cosa, se arriveremo all'iscrizione dell'anno, del prossimo anno, e non avremo la convenzione per lo stadio, io ho già fatto la mia scelta, cioè me lo danno gratis se ci vengo a giocare. Vede, mercato del pesce quando sei agli ultimi minuti costa poco. No, secondo lei, voglio fare una battuta, se arriviamo al momento dell'iscrizione al campionato, ok? E con la convenzione attuale non ci possiamo iscrivere. Giusto? Secondo lei il comune se la sentirà di dire che non ci iscriviamo al campionato? Bravo, chiedete al sindaco. Io sono sicuro di una cosa, non rinnovo la convenzione che c'è. Mi daranno lo stadio gratis, io al massimo posso innaffiarlo, ho comprato l'imbuto. E infatti stanno rivedendo le condizioni, devono fare un bando, come hanno detto, poi chi vincerà il bando, bla bla bla. Ma se queste cose arrivassimo che non sono state fatte, è come il mercato del pesce, lo stadio non vale nulla. Però io domanderò poi a Ternani cosa ne pensano di non iscriversi al campionato.